Salve a tutti, io sono Angelo Tosto e questa è la compagnia per intero di Novelle per un anno, che è una sorta di format teatrale, possiamo dire, una nuova invenzione. Quanto mi piace questo ragazzo, mandato a studiare pure nell'estero. Sì. Diciamo che cos'è, sono 5 appuntamenti qui all'interno del Castello Ursino e anche uno a Morgantina. E partendo dal racconto di 2 novelle per volta facciamo uno spettacolo che va anche un po' più in là, perché è anche una festa del teatro, cioè, e mettiamo in scena anche gli attori, diciamo, con le loro problematiche esterne alla recitazione. Quindi c'è un momento di attesa, l'attore che attende, il copione che arriva e finalmente si va a raccontare il tutto. E nel frattempo però l'attore non può partire così ex abrupto, anche io ho fatto le scuole. Non può partire ex abrupto. Questi attori, malgrado appunto, è nell'essere attore che c'è questa attesa di fare lo spettacolo, ma in questa attesa si riscalda, ripensa, si tiene elastico. Pronto, vero Silvio? Com'è? Pronto, avanti. Interessante il concetto. Chi parla è Alessandra Costanzo. Salve. E Giampaolo Romania, Giorgia Boscarino, Liborio Natali, Gaia Lovecchio e Silvio, Silvio Laviano. Saviano, non ho ancora scritto nulla. Non è Saviano, anche se somiglia un po', ma è Laviano. La produzione, l'iniziativa è del Teatro Stabile di Catania. Ci stiamo divertendo, ma stiamo sudando. Che no, volevi dire, Silvio? Che questo plot, la cosa bella è che è una prova. Cioè, proviamo queste novelle, in fieri. Ho studiato in fieri. Ci vediamo domani. E quindi con... Cave canem. Dice che poi non siamo istruiti. Quindi proviamo queste novelle mentre arrivano questi copioni da vari punti. Sì, anche se noi nella stessa giornata proviamo le novelle che non sono quelle della sera. Esatto, però ci sdoppiamo. Però abbiamo un grosso nemico, invincibile, che è il caldo di questi giorni. Perdiamo 2-3 chili a sera, li perdiamo sicuramente, quindi chi avesse problemi con noi e con noi perdono di peso anche i nostri tecnici che ci supportano, supportano. Perché stanno in scena con noi e soffrono insieme. Ma questo perché? Perché la condizio sine qua non è una mise en espace. Va bene, grazie. Arrivederci, siamo qui fino al 3 agosto. Danke schön. Au revoir. Au revoir. Auf Wiedersehen. Andiamo a vedere. Arrivederci. Di colpo. Come se non ci fosse veramente la volontà di Dio. Una fatalità crudele. Sul lettino bianco il cadavere della madre. Tutta quella rigidità della morte gli parve di parata, come se quella povera becchina si fosse stesa da sé, là su quel letto, per prendersi lei a tradimento la festa preparata per la figliuola. Sto volando! Di solito il professor Gori aveva molta pazienza con la vecchia domestica che lo serviva da circa 20 anni. Ba-ra-b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 a